Poi sono andato con questa cretina, non ti dico il nome, l'ufficio stampa a Milano. Le ho offerto un tè in Porta Garibaldi che è costato 7 euro. Madonna. Lei mi ha detto, dopo che ho comprato il tè, no, non posso seguirti, dopo che ho comprato il tè. E poi mi ha fatto, no, però tra una settimana ci sentiamo e ti do altri nomi. E non si è fatta sentire. No, tremenda. Cioè, che comportamento è? Milano. Milano, infatti. Comportamento Milano. Boh. Ma stiamo cominciando? Andiamo. Vai. Ciao. Ciao. E benvenuto. Ah. Sei ufficialmente in cattive compagnie. È così. Aia. È così. Boh. Aia. Allora, sei qui al Bifest. Ma io posso guardare queste persone? Ma sì, ancora non sono abbiamo mai intervistato. Ah, ok, no, però esatto, che sono lì. Posso dire che è la prima volta che c'è questa intervista come è stata pensata nel format originale. Come è stata pensata? Io avevo pensato a un colloquio in formato. Madonna, devo silenziare il telefono. Aspetta, devo rifare tutto da capo? No, giusto, mi dì la foto che ci siamo fatti ieri. Ma si può guardare in macchina anche? Sì, abbiamo... Ah, ok, quindi, ok, queste sono le regole. Sì. Vabbè, tu ormai... Col set guardo sempre in macchina. Guardi in macchina? No, mai. Però qualche volta ho fatto questo errore comunque. È la cosa che si dice ai bimbi sul set. Non guardare in macchina, non guardare in... Com'è la cosa di Boris, quello... Oddio, c'è il personaggio di Troppo Frizzante che guarda in macchina. Ah, vero? Non sì, è sì, nella sì. seconda stagione? No? Sì, no, non è la terza, è la terza. No, non me lo ricordavo. Comunque, se vogliamo... Vabbè. No, vabbè, ma era così per... Vabbè. Allora, sei qui al Bifest per Percoco. Sono qui al Bifest per Percoco. Che è il tuo primo film. Che è il mio primo film, esattamente. Posso dire, ma come ti sei venuto in mente tu? No, scusa. Io? Sì. Perché, bella domanda innanzitutto, allora, innanzitutto la storia bellissima... Ma questa non è una domanda provocatoria. No, in realtà era scritta. Ah! Era scritta in un altro modo, non vorrei essere impertinente, ma... questa era la cosa. Questa era la domanda, come non vorrei essere impertinente, ma... Come gli sei venuto in mente tu, nel senso era più cattiva nell'espressione, non sono riuscita a uscire. Ho capito. Ma con tutti gli idi che ci sono, cioè con tutti quelli che ci sono, perché hanno scelto te, capito? Perché innanzitutto il regista del film, Pierluigi Ferrandini, che saluto. Saluteremo molte persone probabilmente durante questo podcast. Io ho fatto un laboratorio con Pierluigi quando ero molto piccolo e avevo tipo 17 anni, con Sergio Rubini. Dove c'era pagato un botto di soldi, cioè, sai proprio quei laboratori, vabbè, i laboratori, forse questa cosa, vabbè, quindi dicevamo, no, si sa che i laboratori, sì, diciamo, vabbè, no, non è, no, era un laboratorio, diciamo, per persone amatoriali, però no, è stato un bel laboratorio, e Pier era l'assistente alla regia di Sergio Rubini, poi io non l'ho più visto per 10 anni, E tu nel frattempo hai fatto la tua carriera come? Io nel frattempo ho fatto la mia carriera come attore, mi sono diplomato alla Paolo Grassi, ho fatto l'attore a teatro e poi nel 2017 ho cominciato a fare, tutto bene? ho cominciato a fare l'attore comico, ho fondato un collettivo che si chiama Contenuti Zero nel 2017, Poi a un certo punto lui mi ha chiamato un giorno, mi ha scritto su Messenger, ciao Giuseppe, mi dai il tuo numero? Ciao Pierluigi, sì. Lui mi ha chiamato e mi ha detto, guarda, sto per fare il mio primo film e ho scritto un ruolo apposta per te. Come i grandi comunque. Cioè, come di tutti i grandi. Grandi, no, a me mi scrivono tutti i ruoli apposta. Bellissimo. Sì, infatti. E quindi, certo, ma sai, questo è un film che parla di questa storia straordinaria che ho scoperto, che non conoscevo. Ma io ti volevo chiedere questo, scusami, hai pure scritto su Instagram, è successo dietro casa mia e non la conoscevi? La conoscevo. Ah, perché, diciamo, rispetto a questa storia c'è anche a Bari una certa vergogna, o comunque un po' di omertà, perché fu una cosa gravissima all'epoca e per i miei nonni deve essere stato veramente uno shock allucinante e fu uno shock talmente grosso che all'epoca il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno andò a ritirare casa per casa a Bari l'edizione con la notizia di Percoco, capito? Cioè era meglio che non se ne parlava in giro. Assolutamente, perché poi Bari fu etichettata come la città del serial killer. Sì.
Oltre chiaramente al panico che c'era questa persona in giro e tutti avevano paura. Quindi insomma io mi sono ritrovato nel mio primo film a interpretare un personaggio di Bari e l'ho girato nel mio quartiere dove sono cresciuto a Bari, su una storia del mio quartiere, cioè è una cosa... Beh, è un bel modo di iniziare la tua carriera cinematografica. Infatti è un modo perfetto, cioè infatti è un modo perfetto. Ti volevo chiedere se... Sì, questo ecco, sta arrivando. Se questo personaggio... Sì. Sarà appunto, cioè ti hanno preso per la linea comica o come migliori attori comici darai prova di essere un grande attore drammatico? Vabbè, questa è una domanda che non... Cioè, come faccio a rispondere a sta domanda? Ti sei visto? Allora, no, sono stato preso per la... Cioè, il mio personaggio porta avanti la linea comica. Ok. Vabbè. Vabbè, poi linea comica, cioè non è... Vabbè, non è Buscio de culo. Cioè, no, okay. Non è che quando guardi le mie scene ti sganasci dal ridere. Okay. Cioè, non è un zero proprio. So cioè, risalto. Boh, non lo so. Allora, io sinceramente... Cioè, ieri, comunque, allora, non è falsa modestia, però comunque, cioè, ieri io mi sono fatto... Ma si possono dire le parolacce? No, scusa, mi fa ridere che dici questa cosa della falsa modestia perché già è uscita come cosa. Non è falsa modestia qua dentro. Ah, ok. Mi fa ridere no. Che tu... Allora, aspetta, è la prima volta che io, cioè, io ieri sono andata alla prima e sono andato da... Cioè, io di solito faccio gli spettacoli. Ok. Quindi di solito le persone mi vengono a vedere. Ieri... pagano. Non sempre. Però io sono pagato, in genere. Ieri, per la prima volta, io sono andato a vedermi. Bellissimo. Capito? Dopo un anno e mezzo... Io questo film l'ho girato un anno e mezzo fa. Quindi sono andato a vedermi in un teatro pieno, col sindaco, mia madre, mio padre. Cioè, ero completamente... Quindi mi sono fatto cagare, ecco. No, mi sono fatto completamente la mamma che cagare. Ha detto. No, l'unico raggio di luce hai del visto? Film. Hai visto? Non è andata benissimo. Mia madre, cioè, no, a me mia mamma avrebbe detto "No, questo non è andato bene". Perché tua madre è una stronza allora, che cioè, no, scusami. Cosa. No, no, vabbè, le mamme devono no. Ma si vede che tu hai un rapporto. No, in realtà l'ho risolto il rapporto l'hai con risolto? Mamma, la saluto. Ah, cioè, capito, io capito. Ho risolto, però è clinica la mamma. È clinica? È critica. È clinica, è un caso clinico? È critica. Ah, è critica. No, ma anche mia madre, però, vabbè, comunque sto scherzando. No, non ti preoccupare, è tuo padre che ha detto. E mio padre... No, ci sto pensando. Ah, no, ecco, c'è questo che fa ridere. Che praticamente io nel film faccio l'amore in una scena. Ok. Con Federica Pagliaroli, che è tua amica. E, anzi, è Federica Pagliaroli che mi... Che sta sopra di me. Non vabbè, so come, ecco, ok, esatto. Salutiamola, Federica. Allora, io ho detto ai miei genitori che c'era questa scena in cui facevo l'amore. Ok. Però mio padre aveva capito che era una scena hard, che è diverso. Certo. Quindi lui nella sua testa si era creato tutta una cosa per cui doveva arrivare questa grande scena hard, tipo quella di Manuale d'amore. Che non vedeva l'ora di vedere. Che non vedeva l'ora di vedere. Non vedeva l'ora di vedere. Quindi poi alla fine del film, vabbè, ma lui c'ha questa voce bassissima, vabbè, ma non era così hard, cioè era una scena normale. Papà, ma ti ho detto si aspettava, che si aspettava, voleva essere orgoglioso di te. Voleva essere orgoglioso di me in quanto maschio etero. Eh certo, sì. E invece no. E invece no, sotto, perché io sono stai. Sotto. E quindi via. Esatto, il via il femminismo, via il sempre. Femminismo sempre, sempre. Dai, vuoi fare un cin? Sì. Non sono una brava attrice io. Perché? Mi ha fatto ridere questa cosa. Allora, ah, okay. Ti voglio provocare. Sì, ah, ecco, ci siamo. Di nuovo. Allora, praticamente... Comunque no, se, aspetta, aspetta un attimo, sono te questa cosa. Cioè, mi sono fatto, non mi sono veramente piaciuto, ma credo perché... No, perché sennò poi uno dice, ah, vabbè, il classico attore che... Che dice questo? No, veramente, è stato traumatico. Mi devo abituare a vedermi al cinema. Basta, questo. Ma tu pensi che non ti sei piaciuto? Perché non sei stato abbastanza bravo o è proprio un tuo rapporto col dispositivo cinema? Allora, secondo me non sono stato abbastanza bravo. Ok. Te lo dico. Forse. Ma ti giuro, te lo giuro, non è falsa modestia, perché è il mio primo film. E capito? Ci sta, infatti, volevo dire questo. Comunque, non sono come stato prima... bravo, non sono stato abbastanza bravo, secondo me. Perché non sei stato diretto bene? No, più che altro perché cioè ero emozionatissimo. No, ero veramente emozionato. Perché fai questo sorrisetto? Sei come tua madre. La mamma. Sei tale quale a tua madre. Vabbè. E vabbè. Sono fiera di essere come mia
diciamo. Sì, però, no, infatti, la mamma, voi siciliane, voi siete donne, no? Sì. No, mamma non è proprio uguale così. Ma quindi in podcast uno può fare le pause? Sì. Cioè, certo. Uno può stare anche zitto. Certo. Ok. Vuoi farlo? Sì. Ok. Ok. Riprendiamo. Vai. Allora, come ti dicevo, ho pensato a un gioco. Sì, ah, vai, ok. Allora, Ettore Scola è il presidente onorario del Bifest, lo sapevi? Sì, certo, lo sapevo, mi sento anche un cretino perché ho scoperto Ettore Scola quando è morto. Anche io l'ho scoperto da Arte. Esatto, cioè io volevo andare da lui a dirgli... Sei un genio, hai scritto, tu hai avuto l'idea della lettera di Totò e Peppino. No, è un genio. Vabbè, comunque sì, lo so. Più bel film di Scola per te? Vabbè, è difficile. Sono tutti troppo belli. Per me è il dramma della gelosia. Il dramma della gelosia. Per me è lui. Vabbè, con la colonna sonora stupenda, a cui noi ci ispiriamo nella sigla. Ah, sì? La colonna sonora del dramma della gelosia. È stata fatta dai ragazzi di Inverto, una factory musicale messinese. Marco Germano. Mi piace molto. Cioè, vabbè, per essere chiaramente banale, una giornata particolare. Vabbè, sì. Per essere proprio scontato. Vabbè. Però anche il viaggio di Capitan Fracassa, la famiglia, la cena. La terrazza! Che Sorrentino ha copiato totalmente. C'è un rapporto particolare con Sorrentino, io. E poi ci eravamo tanto amati. Sì, no, meraviglioso. Scuola grande. Quindi sì. Ritornando a lui. E poi Psycho. Psycho bellissimo. Bellissimo. Lì infatti quando Monica Vitt dice lì, ma Monica sarà Vitti che sono dice, mignotta. Sì che prima Alain Delon e fa sì, vabbè. E comunque quindi noi ispirandoci a lui abbiamo pensato a un gioco e si intitola Brutti Sporchi e Cattivi. Ah beh certo, capolavoro. Però le cose in comune con Brutti Sporchi e Cattivi finiscono qua, cioè tra noi Brutti Sporchi e Cattivi e Scola. Ho preso soltanto il nome. Ah bello. Ti vorrei mostrare delle foto, anzi foto e locandine, di film in cui ci sono degli attori comici in ruoli drammatici. Vorrei che tu dicessi cose brutte, sporche e cattive su queste persone. Ma anche con parolacce? Sì, certo. Se tu pensi che siano state delle brutte performance. Okay. Sono dei film però che vediamo solo io e te. Non lo vedremo. Okay. Ah, bellissimo. Ma allora, mi sta scappando la pipì. Vuoi andare? No, me la trattengo. Ok. È perché mi sono eccitato all'idea di questo gioco. Ok. Io quando mi eccito o mi viene da fare la pipì o mi viene da fare la... Forse non lo volevo sapere, però andiamo avanti. Vai. Allora, nel caso in cui tu pensi cose belle di questi film, magari lo mostriamo. Ok. E diciamo, ok. Vabbè, questo... Allora, posso dire una cosa? Mm. Ma perché questo film ha vinto l'Oscar? Ah! Cioè io non ho capito veramente. Anche cioè, per me. Questo film no. È una boiata. No, infatti, è invecchiato male, molto male. È invecchiato malissimo. E la cosa assurda è che questo regista in questi anni ha fatto tanti film stupendi, lo so. Ma proprio quello che ha vinto l'Oscar è proprio snervante. E c'ha questa italianità banale, bruttissimo. C'è un film bruttissimo. No, concordo e con te. E mi viene nervoso quando dicono, ok, beh, qui comunque questo film è bellissimo. È un bel film. Guarda, io sono onesta, non l'ho visto, però volevo metterlo perché... Questo quindi bellissimo me lo film dove i due comici fanno un ottimo lavoro. Ok, lo vedrò. E che te devo dire? Ah, ok. No, perché sai che ci sono due scuole di pensiero? Eh sì, perché dicono che... Che non era meritato tutto l'hype. No. E questo è uno dei miei film preferiti. Ah, ok, bello. E lui è uno dei miei idoli. D'accordo. Vabbè, direi... No, ma per me non è uno dei suoi idoli? Ha fatto cose che non con cui non concordo. Soprattutto in TV. Ma parli dell'ultima fase? Sì, ma anche col rapporto con alcune personalità dello spettacolo femminili. Non so se hai visto alcune cose. Non mi piace, penso che sia... No, ma veramente? Tra l'altro... No, dobbiamo fare? Mi devo rapportare con voi? No, c'è questa come scena che fare? Te la faccio vedere appena chiudiamo e mi dici se secondo te è too much. Ok. Perché c'è lei veramente mega a disagio e lui continua. Tra l'altro un mito della TV italiana. Basta, che mi scopo. Sì, ho capito qual è la scena. Sì. Andiamo avanti. Ma ragazzi, io non so come gestire questa cosa. Non so come gestire questa cosa. Delle donne. Vabbè, non è difficile. Non la so gestire. No, ci sono delle cose che, cioè, non si fanno.
Non posso dire, ma... Vabbè, ok, va bene. Cioè. Come sta andando questo gioco? No, per me è bene. Sto facendo ridere? Sì, devo abbastanza. Ridere. Ok, ok. Sì. Non l'ho visto. Manco io. Fantastica. Fantastica. L'amo. L'amo, anch'io. Non so se... E chi sono qua? È lei? E chi è? Beh, non ho visto questo film. Neanche io. Vabbè, pensavo che l'avessi. Questo questo mi ha detto mio fratello che è bellissimo. Lei, top. Chi è lei? No, non puoi dirmi il nome. È imitatrice, comica. E poi a un certo punto inizia con le robe drammatiche. È fortissima anche lì. L'Italia no. Non se la caga. Non so chi sia. Ah, vabbè, ma lo possiamo dire perché io ti sto dicendo che è bello. Tu non l'hai visto, è The White Lotus. Ed è Sabrina Impacciatore. Quindi è bello The White... Ah, è Sabrina Impacciatore! Che sta in White Lotus. Sì. Ma scusa, non le hai viste ovunque sui TikTok che l'hanno intervistata Jimmy Kimmel? Sono tutti usciti pazzeschi. Pazzesca! No, The White Lotus, la seconda stagione è meglio della prima, secondo me. Ed è ambientata a Taormina, provincia di Messina. Pazzesco! Ok. Bellissimo film. Grande. Bravissimo. Interpretazione, bravissimo. Bravissimo. Quando mi dicono che sono alto come lui, mi sento lusingato. Tra l'altro qua veramente fortissimo. Ho finito. Abbiamo però un contributo video. Ok. Perché? Raga, non lo so come è andato sto gioco. No, si è andato bene. È andato bene. Sì, non hai detto cose brutte, sporche e cattive tanto. No, vediamo di farlo. No, l'abbiamo detto sul primo però. Sul primo. E il primo se ne meritava. Volevo rifarlo di nuovo tutto come se non avessi fatto insulto tutti i film. Per favore no. Ok, va bene, okay. Va bene. Allora, io avrei dovuto condurre in coppia con un amico e collega che in realtà adesso non c'è perché ha uno spettacolo teatrale a Roma. Come si chiama? Domenico Panarello, che salutiamo. Ciao Domenico. Bravissimo, Chiara, appena sente Mimmo. Oh, di essere chiamato Mimmo, però certo. Vabbè, ci sta. E ha una domanda per te. Ciao ragazzi, ci sono, prima o poi arriverò, sono leggermente in ritardo perché, come potete vedere, sto preparando la mia valigia e... Come ben sapete, quando vai in un posto che non conosci, non sai mai cosa portarti. Quindi, insomma, arriverò prima o poi, arriverò, ve lo prometto. La domanda però per Giuseppe è questa. La domanda è, cosa pensi dei social? Che rapporto hai con i social? Madonna. Considerando anche il fatto che sei arrivato al grande pubblico grazie al reel in cui c'era il tuo pezzo, il tuo monologo a Italia's Got Talent. Che dire, io arriverò prestissimo, mattina aspetta, non vedo l'ora di venire in Indonesia, Bali è una città straordinaria, ho visto dalle foto. Come? Come Bari? Ma porca... Insomma, Domenico arriverà prima o poi, forse. Sul finale mi sono spezzato. Quindi, che rapporto hai con i social? Non buono. Come non buono? No, nel senso che purtroppo i video che io faccio da solo, ma per esempio facevo questa serie che entravo tipo... Te lo faccio vedere. Vai, io forse non l'ho visto. Si chiama Il mio colloquio interiore. Ok. Il mio colloquio interiore quando mi trovo di fronte al pacco Maxi Nutella Biscuits. Il super pacco Maxi Nutella Biscuits, non ci posso credere. Madonna mia, dai, me lo merito. Dai che me lo merito, sono una persona intelligente. Il super paccone, dai, 3, 2, 1. Quindi niente, prendo questi biscotti misura dolce essenza, senza zuccheri aggiunti. Sto prendendo questi biscotti. Com'è andato? È andato male. Cioè, nel senso, ne ho pubblicati anche diversi. Il feedback non è stato positivo. No, vabbè, cioè, nel senso, non è che... Cioè, allora, il problema è questo. I miei follower lo apprezzano molto. Ok. Però non salgono. Vabbè, allora, questo però non è per forza. Però io ho un alto indice di gradimento. Questo è buono. Cioè, ho anche pubblicato, molto. Tipo, per esempio, questo video del Bastella con Stefano De Martino. Non vuoi dire su Rai 2? Su Rai 2 Bastella, adesso ci sarà la seconda stagione. Dal 18 aprile. E vedi qua lui mi ha fatto lanciare la pubblicità la prima volta. Comunque pochissimi mi piace, 500, capito? Ma converti di più in likes o commenti? Cioè tipo nelle stories? No, sia likes che commenti. Però cioè non sono dei video, come dire, virali. Vabbè, perché io non per vado. Ma forza deve essere virale. Anzi, molti cercano di avere quel tipo di community che sono piccoli ma buoni, che convertono molto. Perché comunque è una tipo niche community, come si dice. Cioè, nel senso che. Ma tu quanti anni hai? 26.
Madonna, ne sei un botto di ste robe. Sono laureata. Sei laureata? No, lo so, boh, non lo so, cioè, nel senso, quello che faccio è molto apprezzato. No, aspetta, sono laureata in televisione, cinema e new media, cioè nel senso... Sì, vabbè, io sono laureata in lettere moderne. Ah, dove? A Bari. Okay. E allora? No, niente, ho studiato cose anche di comunicazione, però, io di comunicazione, quindi... io ho studiato Dante, latino. E per questo non ne sai della niche community, hai ragione, questo dai, stavo dicendo. Stavo scherzando. Oh, stavo scherzando. Non esagerare ora che okay. Mi provochi tu. No, cioè, no. Stavo scherzando. Non è che so come quell'attore lì che non ti piaceva. No, ancora okay. Sei in tempo per non esserlo. Okay. Io sono etero basic. Sei etero basic? Boh. Che ne so? Che dici? Boh. Già che ti fai delle domande è positivo. Beh. Cioè che non vuoi essere... No, a me comunque... No, sono etero proprio etero, secondo me. No, non intendevo in quello. Il fatto del rapporto col gentil sesso, no? Sì. Che comunque nei confronti dici... Ma basta, possiamo essere... finire qua questa cosa? Ma hai fatto qualcosa che non dovevi sono fare? Sono già in difficoltà, no? Io sento che ogni volta che parlo di queste tematiche è come se io fossi circondato da merde, capito? Quindi dovunque allungo la gamba pesto una merda. Guarda, finiamola qua. Sono di sinistra. Sono aperto a tutto, amo le donne, amo i gay, amo tutti. Che cosa hai combinato? Non ho combinato niente, però già ora sento che sto per fare una figuraccia. Cambiamo argomento. Non guarda, è un attimo, se continuiamo a parlare di questa cosa ti giuro sbaglio. Ma questo è un safe place. Che vuol dire? È un posto dove puoi essere attuale. Ma non credo, guarda. Secondo me la pensiamo molto diversamente. Come? Oh, no, sto scherzando. Sto scherzando, fai? Dammi il 5, bro. Allora, qual è l'altra bro domanda? Bro a chi? Ah, certo. Tu sei binaria. Sì, ma bro, che vuol dire? Non lo bro so, era come fare i trapper, come fare i trapper. Io sis ma come fare i trapper, bro? Cioè... Sì, ma io sis, non bro. Ah, sis, ok. Ah, sis. Ok. Quindi, allora, la domanda era, non i video che faccio non diventano virali, capito? Quindi la community non cresce, semplicemente. Ora, detto questo, in un modo o nell'altro, comunque le persone mi conoscono e mi riconoscono. È importante. Perché il video su YouTube di Italia's Got Talent ha fatto tipo non so quante visualizzazioni. Compaio nei video di contenuti zero, dove interpreto Hitler gay, eccetera, e tipo adoro, tipo vado in palestra, alla McFit, no? Dove è pieno di... Dillo. Belle ragazze, sì. Si può dire. Vabbè, a Milano in qualsiasi palestra, esatto. Io sono andata in palestra, sono una cessa rispetto alle altre perché vanno col fardo, con i capelli. Vabbè, però sei comunque molto carina. Adesso, sei... non in palestra, dico, ah, in palestra vado ad allenarmi, non sì, è no. Che vado a farai sistemarmi, schifo, faccio proprio. Schifo. Invece sesso. Tutte le altre donne... Ma tu ti devi mettere i leggings, quelli che quelli col push-up. Ti fanno il culo lo so, non lo faccio. Tostissimo, sei cretina. Lo so, comunque dico, a Milano ci sono sempre delle belle donne, è esatto. Vero. Cioè, nel senso, io ci mi sono, sento molto brutta rispetto a queste donne perché sono oggettivamente bellissime. Però, posso dire... Tu sei anche molto intelligente. Anche loro possono essere intelligenti. Non dire questa cosa, non è carino. No, no, ragazzi, hai visto? Vabbè, no, tu sei anche intelligente, sagace. Anche cioè, quelle donne possono essere intelligenti e sagaci? Sì. Ma per piacere, sì. Non hanno una testa di... Ma dai. Chiudiamola qua, mi sto arrabbiando. Vabbè, dai, ok. Vedi, stai diventando un po' così, podcast che volete voi. Sì. E quindi, cosa stavo dicendo? allora, ecco questo, no? Che bellissimo, vado alla McFit, pago 45 euro al mese. Buono! Sì, no, ottimo. E poi comunque, se tu quando vedrai per Coco, sono molto più gonfio, sono dimagrito tantissimo. Comunque, ci sono queste ragazze molto belle, no? Quindi tu le vedi, dici... E poi tipo arrivano gli uomini che mi guardano e fanno... Adoro! Perché mi fanno la citazione di io che faccio Hitler gay. E quindi le donne pensano che io sono... E non riesci a... E non... No, esatto. Vabbè, comunque a parte... No, possiamo... cancellate questa parte che ho detto. Che ci provi? Sì, no, cancellatela proprio perché no. No, cancellatela. Vabbè. E quindi, che cosa stavo dicendo? No, i video, i social sono importanti. Sono molto importanti. Ma io oggi sono alla base. Io dico solo questa cosa. Le persone che hanno centinaia di migliaia di follower non è detto che sappiano fare questo lavoro, esatto. Il mio lavoro. Non riesco a considerare colleghi delle persone che hanno 500.000 follower se non le vedo sul palco di fronte alla camera da presa. Questo non c'è dubbio, questo penso. È un'ottima risposta perché comunque tu hai fatto la gavetta e dici quella esatto. Gavetta ha fatto in modo che io sì, fossi bravo. Esatto, però dici esatto. Che non sei stato bravo al cinema, vabbè però comunque. Sì, no, non sono stato... Ma no, perché era il primo film. Vabbè, adesso possiamo dire la cosa che hai detto prima? Sì! Che farai un film... Sono il nuovo film di Nanni Moretti.
E mi viene da chiederti, ma perché hanno preso E anche la presa a me. te? Io guarda, io ho fatto. Allora, io praticamente. Innanzitutto Nannicoletti è il mio E idolo. beh, Proprio il mio idolo. prima. E io, cioè, io proprio idolo. Cioè, io ho a casa mia la locandina di Caro Diario, originale incorniciata. Qui abbiamo mia madre e Sogni d'Oro. Madonna, Sogni d'Oro. Allora, Mia madre è un film un po' complesso, secondo A me è me. piaciuto moltissimo Mia madre quando uscì. Ah, Sogni d'Oro è stupendo. Cioè, Sogni d'Oro è, secondo me, il film più bello di Nanni. Cioè, io lo adoro questo film. Non so se è il mio preferito, però. Beh. Vabbè, e cos'è che stavo dicendo? E farai questo film? Fare questo film, io vedevo tutti i miei amici che facevano sto provino con Nanni Moretti. Cioè, mio idolo, cioè, scusami. Ho chiamato la mia agente, Donatella Franciosi. Donatella Quindi Franciosi. agenzia funziona, ufficio stampa no, facciamo l'appello, scusa, Ah, entriamo in ragazzi, io ufficio sono in stampa. ufficio stampa. E se posso fare un primo piano, non lo so, una stretta su di me. Sì. Io ho bisogno di un ufficio stampa. Sono in uscita al cinema con Per Coco, dove sono coprotagonista. Sarò in seconda serata su Rai 2 con Barstella, con Stefano De Martino. E il 20 aprile Nanni Moretti, So dell'Avvenire. Se Cioè, non lo trovi tu chi? avete è tutto fatto, capito? E io vi do anche quei soldi che volete, 1000 euro. 2000 euro, so, quello che Magari. Dove sei finita? Mi ha mollato Forse non ti sei comportato bene con. Impossibile, è stato un Un signore. signore. Vabbè, allora non doveva andare. Magari con questo appello riuscirai. Speriamo. Bello, è stato un bel momento televisivo questo, Ah, hai secondo me. visto? È stata vera. Per essere. È la mia prima Comunque volta, hai avuto, secondo me, due o tre intuizioni molto giuste in questa intervista. eh. Ha fatto una scelta buona a prendermi. Hai avuto due o tre intuizioni veramente fighe. Grazie. Comunque, niente, i miei amici facevano sto provino con Nanni Moretti. Allora io ho chiamato la mia agente, Donatella Franciosi, e ho detto, Donatella, Cristo, cioè, ti prego, fammi fare un provino con Nanni Moretti. Va bene, va bene, va bene. Il giorno dopo mi chiama e mi dice, guarda, allora, vuole vedere un tuo video di presentazione. Io faccio un video di Il self-tape. presentazione, self tape, ma che proprio faccio? Allora, Nanni, senta, senta, devo delle. Guardi, io, cioè, ai miei 30 anni ero a Palazzo Reale a sentire lei che leggeva i diari di Caro Diario. Conosco tutta la sua filmografia a memoria. Sono cresciuto con i suoi film. Cioè, che le devo dire? Che le devo dire? Dopo 2 giorni mi richiama Donatella e mi fa: ti vuole vedere per un provino? Faccio questo provino. Con lui, che è un'esperienza veramente Immagino. bellissima, in cui parliamo soprattutto. E quindi tu, che Vai bene. rapporto hai con tuo padre? Faccio tre Guarda, mio provini. padre mi voleva vedere nudo La nel film. Scenard, poi un po' depravato, perverso. E poi faccio tre provini. E poi dopo questi tre provini, prima stavo girando per Coco, prima di fare la scena di sesso. Mi suona il telefono. Pronto? Pronto? Sono Nanni. Ah, parla lui, dice lui le informazioni, non Mi ha è che chiamato dice a lui. qualcun Mi ha altro, chiamato ok? lui. Ti Grande. disturbo? No, ma che? Nanni, dimmi. Come stai? No, guarda. Empatico, Eh? Sì, no, empatico. guarda, è un cuore. Sto bene, Nanni, bene, bene, sono felice di sentirti. E i tuoi come stanno? No, bene, stanno. Sai queste domande? Sì. No, stanno bene, stanno bene. Senti, io vorrei francamente, insomma, coinvolgerti in questo nuovo film. Ti interesserebbe? Sono felicissimo, eh? Ah, allora non so ancora che ruolo farti fare. Ci sentiamo. Ora lo scrive pensando a E ha te. scritto il ruolo per me. No, vabbè. Capito? Bellissimo. Bellissimo. Chiaramente nel film non sono tra i protagonisti del film sono Nanni Moretti, Margherita Bui, Silvio Orlando, Barbara Bobulova e Mattia Amalric. Ancora lo devi girare, No, abbiamo già quindi. girato un Ah, anno avete fa. già girato. E io ho un bellissimo ruolo, però comunque piccolo, insomma. Vabbè, abbiamo anche detto in questo podcast che sono tutti protagonisti. Ah, Quindi certo, abbiamo sono tutti detto. I protagonisti. non protagonisti in America si dice supporting role, cioè da Ah, Tommaso Ragno, quindi alla fine tutti sono protagonisti a loro modo. supporting role. Supporting role. Bene. Quindi, grazie del tuo tempo. Grazie. Speriamo che vada benissimo questo film, sia quello che hai fatto che quello che con Speriamo Moretti. davvero.
Spero tu sia stato in buona compagnia. Ma io spero che questo podcast abbia il successo che si merita. Spero che tu avrai quello che ti spetti dalla vita. Grazie. E spero che questa puntata avrà molte Anche io lo visualizzazioni. spero, Dio, dovrebbe essere anche il tempo giusto, cioè il timing giusto, cioè tu hai ste robe, magari ufficio stampa. Ma poi fate tipo una clip. Fate le clip, le pubblicate Sì, come le reel. No, pubblichiamo come reel, tu le ricondividi, non è che ora fai l'amico e ma io, guarda, poi... io sui social sono bravo, ricondivido, taggo, faccio, però mi sembra di essere un po' uno sfigato sui social, perché secondo me si vede che sono un attore. Non lo so, io ho questa sensazione. No, secondo E la me... gente dice, comicità, è un attore, una comicità complessa. No? Forse devi differenziare, non lo so, devo analizzarlo meglio, non l'ho Vabbè, analizzato ok. sufficientemente, l'ha analizzato Domenico per me, quindi, perché lui ti ha fatto la domanda, quindi lo Ah, ok. analizzerò io e poi ti dirò. Ah, va bene, ok. Va bene, grazie. Grazie a te. Bello, Bello, bellissimo, dai, chiaramente più bello, mi